Hello everybody! Allora, innanzitutto vi dico subito una cosa: sono le 4 di pomeriggio di una domenica e i miei vicini di casa, al piano di sopra, hanno deciso di fare una festa, quindi molto probabilmente si sentiranno dei rumori. Punto numero 2: io continuo a tossire, quindi ogni tanto ho gli occhi lucidi perché tossisco così forte, mi devo fermare un attimo che poi mi viene da lacrimare. Quindi non vi preoccupate, sto bene, ma mi è venuta questa tosse fastidiosa, ok? Detto questo, passiamo a questo video che sarà molto più breve di quelli che ho fatto, specialmente ultimamente. Sono comoda qua sul mio divano perché sapete che ormai è diventato il divano delle chiacchiere, perché volevo parlarvi di una cosa molto importante, ovvero il visto per turisti per venire a Londra. No, non vi preoccupate, però il motivo per cui faccio questo video è proprio perché sta circolando una voce e siccome sappiamo tutti che molto spesso me l'ha detto il mio amico del mio amico, funziona che poi la prima notizia forse era vera ma leggermente sbagliata e più viene passata, viene fuori una storia che non c'entra già più assolutamente niente, volevo chiarirvi le idee. Mi sono arrivati dei messaggi, per questo io in un mio precedente video vi avevo anche già accennato che vi avrei parlato di questo famoso visto che adesso sarebbe servito per turismo. Parliamone quindi in questo video, appunto, dove cercherò di darvi solo le informazioni necessarie e le informazioni sicure, reperibili, come vi dico sempre, anche online dai siti ufficiali, non da Facebook, dal convento, dal post. Me l'ha detto l'amico che me l'ha detto uno che abita a Londra e quindi è sicuro. No, le informazioni sicure sono sempre dai siti ufficiali. Cos'è questo sito, questo visto per venire a Londra per turisti? Allora, sappiamo che dopo Brexit gli cittadini europei, e io vi ricordo che non è l'Italia, ma sono i cittadini europei, sono gli stati europei, hanno adesso bisogno di un visto per lavorare a Londra, comunque in UK. Sappiamo anche che la cosa è reciproca, quindi i cittadini britannici hanno bisogno di un visto per venire a lavorare nei paesi europei. E fin qui mi sembra che abbiamo capito tutti più o meno come funziona. Però fino a questo momento io vi ho sempre anche detto e specificato che non serviva nessun visto turistico per gli europei per entrare in UK, mentre altre nazioni da sempre hanno bisogno di un visto, altre non tutte, però i cittadini europei anche post Brexit non avevano mai, non avranno, cioè non hanno mai avuto fino a questo momento, anche se adesso ti dico una cosa, bisogno di un visto per entrare in UK. E la stessa cosa, lo ribadisco, si applica ai cittadini britannici, ovvero cittadini britannici per venire andare in Europa non si ha bisogno di un visto. Tutto cambia, è qui che il problema è arrivato, ovvero sono cominciate a circolare delle informazioni che in parte erano corrette, ma poi, come al solito, sono state trasformate in informazioni non corrette. Allora, come molti di voi sapranno, per entrare negli Stati Uniti, i cittadini, anche europei, se qualcuno è capitato avrà dovuto farlo, bisogna fare non un visto, ma un permesso d'ingresso. Questo permesso d'ingresso si chiama ESTA. Non mi ricordo quanto costa, ma qualcosa tipo 12 sterline, 12 euro. Comunque non sono cifre enormi. Si fa online e si fa una volta solamente. E se non sbaglio, perché io l'ho fatto, non vado in US da un bel po', se non sbaglio dura 2 anni, quindi non devi farlo ogni volta che tu fai un viaggio verso gli Stati Uniti d'America. Arriva anche qua questo visto. Qui, questo non è un visto, mi correggo. Arriva anche qua questo permesso perché da fine maggio, maggio circa di questo anno 2023, entrerà in vigore per entrare in Europa la necessità che alcuni stati, di cui adesso non sto a farvi l'elenco, avranno bisogno di un documento praticamente identico al ESTA, che è quello per entrare negli Stati Uniti. Questo documento costerà circa 6 euro se non erro e avrà la durata di 3 anni. Se vogliamo dirlo, la pronuncia all'italiano si chiamerà ETIAS.
ok? Italias, l'ho sentito appunto, dipende uno da dove arriva, lo pronuncia in modo diverso. Comunque vi lascio qua la scritta e il significato. Quindi 3 anni di durata, si fa una volta sola per l'ingresso in Europa ed ha un costo di circa, anzi ha un costo di 6 euro. Notate che io ho continuato a dire per entrare in Europa e alcuni paesi. Cosa significa? Cercherò di spiegarvi. Questa è una decisione che è stata presa dai alcuni paesi europei per l'ingresso nella comunità europea. Quindi questo documento è necessario per entrare nella comunità europea. Facciamo un piccolo passo indietro. Tutti gli accordi per della Brexit sono reciproci, no? Quindi quello che succede a me succede anche a te. Però questo permesso di ingresso in Europa non vale per i cittadini europei che vogliono entrare in UK, perché UK non ha più niente a che fare con la comunità europea. Quindi, tra i paesi europei, ovviamente questo permesso non serve, un italiano non ne avrà bisogno per entrare in Spagna, un tedesco non ne avrà bisogno per entrare in Francia. È un permesso che i cittadini non dei aderenti paesi europei avranno bisogno per entrare nella comunità europea, nei territori che fanno parte della libera circolazione. Quindi cosa succede? Che in questo caso non è reciproco, perché la UK non fa più parte dei territori della libera circolazione dei paesi europei. Quindi quando sentite dire da maggio, anzi no, da settembre ci sarà il visto per entrare in UK anche come da turisti, e quindi qua partono gli insulti di gente che non ha neanche ancora capito di che cosa si tratta, già deve polemizzare, brontolare e insultare su cose che non esistono e non ti sei informato. I cittadini italiani, così specifichiamo, non avranno necessità di fare, almeno per il momento, almeno per quest'anno, nessun tipo di permesso. Quindi questo permesso, praticamente identico a quello che serve per recarsi in US, non serve ai cittadini italiani per venire qua in UK. Servirà invece ai cittadini con passaporto britannico se dobbiamo venire in Europa, perché appunto entriamo in una zona che ha questa libera circolazione, dove poi però noi non ne facciamo più parte, ok? Quindi in questo caso non è reciproca la cosa, perché non ha niente a che fare con Brexit in realtà, ok? Quindi quando sentite questa cosa, assolutamente non vi preoccupate, almeno per quest'anno, almeno per le notizie, quelle sicure, non c'è bisogno di questo tipo di permesso. Questo tipo di permesso arriva a maggio di quest'anno, 2023, quindi avrà circa 180 giorni di quello che viene chiamato grace period. Cosa significa? Che nonostante ce ne sarà bisogno da maggio, si sarà un pochino più elastici per fare in modo che tutti i paesi si organizzino e abbiano tutta la documentazione, tutto il personale che è stato formato, quindi alle frontiere, eccetera. Dopodiché, passati questi 180 giorni di grace period, finita lì, sarà assolutamente obbligatorio. Quindi tutti i cittadini con passaporto britannico avranno bisogno categoricamente di questo permesso. I cittadini italiani, i cittadini europei non ne avranno bisogno per venire qua in UK. Quindi non vi allarmate se sentite questa notizia in giro, si tratta solo ed esclusivamente di una cosa da UK verso Europa, ma non da cittadini europei verso UK. È fondamentale saperlo, perché già so che avete parecchi problemi per quanto riguarda il rilascio del passaporto, perché mi pare di capire che ci sia in questo momento un gran caos dove vi rilasciano il passaporto in Italia, quindi già so che siete stressati per quello ed è comprensibile. Però ecco, non immaginate che ci sia un altro problema da affrontare.
anche se ci fosse, comunque sappiate che è una pratica online di letteralmente 2 minuti con un costo veramente ridicolo, perché 6 euro che vi dura comunque 3 anni per tutti i viaggi futuri che avreste fatto in UK. Ma mi raccomando, non fraintendete, non è per voi, ok? Detto questo, spero di averti dato un'informazione magari noiosa, però credo super super importante. Se ti va, iscriviti al canale e indovina un po', la famosa guida trasferirsi in UK è praticamente pronta. A breve ti pubblicherò un video dove ne parliamo meglio. Bye bye!